Buongiorno e benvenuti nel piccolo giardino di Monfestino. Uno dei segnali della primavera, chiari, lampanti, è la fioritura della magnolia. Fioritura che avviene sui rami ancora nudi dalle foglie. È una pianta magnifica, una pianta che ha una storia lunghissima. Sono stati ritrovati dei fossili oltre 100 milioni di anni fa. È seconda come anzianità solo al ginkgo biloba. E ce n'è uno anche qui in giardino, a Monfestino. Andiamo a scoprire qualcosa di più su questa meravigliosa pianta. La magnolia si può trovare sia in forma di piccolo albero che di arbusto. Qui nel giardino di Monfestino è stata potata e gestita come un arbusto. Ama essere piantata in un terreno leggermente acido che conservi bene l'umidità, torboso. Questa particolare varietà è una magnolia sulangeana, è un ibrido. I genitori di questo ibrido sono la magnolia denudata e la magnolia liliflora. È tra le più popolari coltivate d'Europa come pianta, infatti è bellissima. La fioritura non è molto lunga e se adesso si mette a piovere può anche darsi che parte di questi fiori verranno perduti, però è magnifica. È nata nei pressi di Parigi, il suo creatore è un parigino, nella seconda metà dell'Ottocento. La magnolia si moltiplica da semi, ma il procedimento è lunghissimo, quindi adesso si usa la margotta per propaggine, in particolare nei mesi da ottobre a febbraio. E ora, prima che piova, vi ricordo che qualunque giorno sia, rendetelo bello. Ha un profumo meraviglioso.